luci accese, la cintura ce l'ho, tutto a posto. Anch'io. Quindi? No, questa precisazione perché c'è scritto un carabiniere che ci segue. Ah. E dice che quando tu stai dietro non ti metti la cintura. Questo è tutto da vedere e da verificare. E quindi siccome ho paura della flagranza differita, perché si vede che siamo senza cintura. No, vorrei precisare a questo. La multa la faccio arrivare a te. No, voglio precisare. Si chiama Cristian, sì, dice, sì. Dice che è tuo amico. Agli ordini, lo conosco. È un grande carabiniere che fa il suo ottimo lavoro, ma poi è un grandissimo tifoso del Lecce e lo salutiamo. Comunque Cristian, non ti preoccupare, la cintura ce l'ho, si vede sotto, mettiamo una bella. Quindi possiamo dire che anche se lui sta in divisa, impeccabile, l'abito non fa il monaco. L'abito non fa il monaco, però tu mi stuzzi con questa cosa del monaco. Perché? Perché a questo punto, dai, facciamo salire in macchina un monaco. Un monaco. Ma un prete va bene? No, un giocatore, un monaco di Lecce che non è Walter, che salutiamo. Ciao, ma è il figlio Gianmarco Monaco, un grandissimo centrocampista, un ragazzo che nel molto settore forte. Giovanile del Lecce ha fatto vedere molte e molte cose, apprezzato da Franco Lerda quando l'ho avuto a disposizione, apprezzato anche da Piero Braglia, stranamente, e perché comunque... Vabbè, Braglia tutti quelli che apprezza poi li manda in panchina. Vabbè, comunque... non è il caso, diciamo, di ribadire... Parliamo con Gianmarco, ci farà il punto della situazione di questa sua ultima stagione che ha giocato, che l'ha disputata a Foligno, e vediamo insomma cosa ha da dirci, visto che si sta avvicinando il 30 di giugno e secondo me c'è da discutere sul suo futuro. Gianmarco Monaco. Caro Vittorio, ecco qui Gianmarco Monaco. No, ciao Gianmarco. Io mi aspettavo ciao, un saio o qualcosa, invece... No, è Monaco soltanto di nome, ma in realtà è un giocatore, grandissimo Gianmarco. Giocatore. Vabbè. Ci proviamo. Ci provi? Un futuro giocatore. Speriamo, dai. Che ci racconti? Com'è stata quest'ultima stagione appena trascorsa? Com'è stata? Un po' travagliato, diciamo. Iniziata bene perché sono andato in ritiro con Lecce alla fine, quindi una soddisfazione, il primo ritiro, no? Con la squadra della mia città. Poi dopo le aspettative erano che dovessi andare a giocare in prestito con qualche altra squadra, poi invece sono rimasto a Lecce fino al 3 gennaio. Quel 3 gennaio mi sono trasferito a Foligno, dove ero stato anche l'anno prima, mi ero trovato bene. Sono trasferito lì, sono andato lì, già conoscevo un po' l'ambiente, la piazza, bene o male ero di casa, no? Sì. Sono arrivato lì, all'inizio ho giocato, poi è cambiato il mister, sono stato un po' di problemi societari, hanno venduto la società, un po' di problemi sui pagamenti, cose così, e quindi ho avuto un po' di difficoltà. È sempre dura la vita da mediano. Tu quando hai giocato con la maglia giallorossa però hai sempre fatto bene. Ricordiamoci i due assist e i due gol. Ho fatto la prima partita con Mister Lerda 3 anni fa, quando facevo la Beretti. E avevi quanti anni, Giamma? 16-17. Ho fatto l'esordio con l'assist, abbiamo vinto 1-0 col Foggia. Poi dopo ho fatto altre 3 presenze con Grosseto, Barletta e Perugia. E poi quest'anno ho avuto la fortuna di fare questo gol contro il Matera. E poi bellissimo, bravo. Grazie. E poi altre 2 presenze con il Cosenza e l'Agragas, e poi siamo usciti dalla Coppa. Senti, quel gol, appena hai visto quel pallone che scorreva dietro la linea, che cosa... È stata una soddisfazione. L'hai provato? È stata una soddisfazione, prima perché ho segnato al portiere che stava con me a Foligno l'anno prima. Sì, è vero, salutiamo. Già, lo saluto, sì. Poi hai segnato al tuo mister, nuovo. Sì. Era Padalino? Speriamo che sarà il mio mister nuovo. Era Padalino, già. Poi ne parliamo. E poi è stata una soddisfazione perché comunque sia stavo passando un brutto periodo in cui andavo al campo solo ad allenarmi e non avevo spazio, e quindi poi un giovane ha sempre voglia di giocare, di farsi vedere, no? E io in quel momento dell'anno non riuscivo ad avere un briciolo di spazio per far vedere le mie qualità alla fine, quindi come c'è stata una mezza possibilità sono stato bravo e fortunato a sfruttarle, quindi una soddisfazione ancora più grande, no? Ascolta, ma cosa provo? Tu tifi Lecce, no? Chiaramente. Ma cosa prova un ragazzo della tua età che tifa Lecce, gioca nel Lecce, ma non gioca?
se te lo devo dire proprio papale papale, dirò del culo. Però comunque sia, c'è sempre la speranza. Alla fine pensi, sono giovane, magari c'è tempo, poi in futuro, se già ora ho la fortuna di allenarmi e di avere, per dire, un piccolo contratto con la squadra della tua città, magari in un futuro, crescendo, imparando, avendo più esperienza, magari si potrebbe avere anche spazio, no? Magari in futuro, per avere più. Senti, ma a scuola i compagni che dicono? Che dicevo? Giocatore del Lecce, che dicevo? No, no. Giocatore no. Del Lecce. No. Biglietto sì, gratis. ogni tanto sì, mi. Per le solite cose. Sì, le solite cose, per esempio l'accredito, la domenica. Tu puntualmente non facevi, immagino. No, io sì, a volte lo facevo, a volte no, a volte serviva per la famiglia mia, dipende. Però sì, come tutte le cose, no? I compagni insultano questo giocatore, dipende un po' in giro, ci sta alla fine. Gianmarco, la tua situazione al momento qual è? Parlando insomma a livello contrattuale. Io quest'anno ho avuto l'addestramento tecnico, sì, che vale un anno solo. Spieghiamo che cos'è questo addestramento tecnico. L'addestramento tecnico è un pre-contratto, sì, di 740 euro al mese alla fine in Lega Pro. Ti danno pure gli 80 euro di Renzi? No, vabbè, no, non gliele danno, Vittorio. Tu. Però 700 euro sono buone, sì. Non le prendiamo nemmeno noi. Ah, addirittura, apposta. Consiste in un pre-contratto e dura un anno solo. Alla fine di questo contratto la società decide di farti minimo 3 anni o di svincolarti. Quindi praticamente tu al 30 dal primo di luglio o la società o il Lecce ti fa 3 anni di contratto o mi lascia libero. Attualmente ancora, naturalmente, vabbè, adesso Meluso è arrivato da poco, Patalino è, però ancora attualmente non si sa niente. Tu speri comunque una chiamata? Assolutamente, io sempre la squadra della mia città, la squadra per cui tifo, no? Da quando ero bambino, quindi c'è sempre la speranza di. Che cosa faresti per rimanere a Lecce? Ti taglieresti lo stipendio? No, quello già è basso. Già è basso, c'è gente che guadagna molto più di me, quindi se devo tagliarmelo io lo stipendio, figuriamoci gli altri che devono fare. Vogliamo fare i nomi? No, beh, lasciamo stare. No. Anche perché ho detto giusto così, non è che so. No, lo so. Ascolta, ma tu a quale giocatore ti ispiri? Non sparare alto, eh? Qualcuno della zona. Quale gioca come ruolo? Guarda, secondo me a tutti si ispira tranne a Walter Monaco, un certo Walter Monaco. No, anche perché sono ruoli diversi. È facile. Però forse la capo, mi sembra. No, Gianmarco è diverso. Il diavolo è l'acqua santa, guarda. Il diavolo. Salutiamo Walter, mi raccomando, seguici sempre, so che ci legge sempre, il grande. Com'è papà con te? Com'è? Un martello. Cioè, nel senso, dagli errori suoi, sì, diciamo, fa tesoro e quindi mi dai consigli per non fare gli errori che ha fatto lui. Del tipo che devo stare zitto quando mi dà un consiglio un grande, anche se me lo dice in modo brusco. Certo. Mentre lui invece tendeva più a rispondere, era uno più testa calda, quindi. Sì, istintivo, sì, diciamo così. Vabbè, io avevo fatto una domanda comunque. Vai. Scusate se l'avevo fatto. È vero, a chi ti ispiri? Mi ispiro, Il mio idolo è Iniesta, però punto troppo in alto forse. No, non è che anche punti se, in alto. Anche se bene o male tutti mi dicono che assomiglio un po' a Gerard, qualcuno un po' più con caratteristiche diverse rispetto a Iniesta, però comunque non c'è un giocatore a cui mi ispiro e dico voglio arrivare alla carriera che ha fatto. No, però come caratteristiche a chi pensi di assomigliare? Marchisio, ecco, diciamo i tempi di inserimento. Quindi diciamo un ruolo scoperto in nazionale ce l'abbiamo per il momento. Magari, però intanto te la stai guardando la nazionale come no. Da casa come Marchisio. Sì. Quindi questa cosa già in comune un passo ce l'avete. Sì, un passo è un buon segnale. Nel settore giovanile chi è che ti ha lasciato di più, insomma, il segno? Che dici, io di quest'uomo devo dire grazie, a quest'uomo devo dire grazie. Forse devo. A tutti bene o male devo dire grazie, però se devo scegliere uno in particolare, Mister Pasculli. Sì. Con cui alla fine abbiamo instaurato un rapporto quasi padre e figlio, ma non solo con me, con tutti i compagni miei di quell'anno. Alla fine eravamo sotto età e siamo arrivati in finale scudetto e abbiamo passato un anno bellissimo, abbiamo quasi vinto, quindi. Ascolta, e ma tuttora ci sentiamo, eh. Ma c'erano tante difficoltà, si parlava di un settore giovanile in difficoltà quando c'erano i tesoro. Sì. Probabilmente c'era qualcosa di vero. Probabilmente qualcosa, sì, era qualcosa di vero c'era, perché comunque per dire facevamo la doccia o l'acqua fredda in alcuni giorni, non sempre,
e poi i palloni non erano un granché, però nonostante ciò il rapporto che si era instaurato col gruppo, col mister, poi il mister dell'Anna che era il mister in seconda, c'era un rapporto padre e figlio, ripeto, quindi mi sono trovato proprio bene. Io come tutti gli altri, poi quell'anno ho fatto anche il capitano, abbiamo quasi vinto, una soddisfazione. Mi ricordo. Senti, che tipo di rapporto hai con quel pischello di Marco Bleve e poi con un certo Luperto che di strada ne sta facendo? Con Seba siamo fratelli praticamente, ci conosciamo come con Marco dai tempi del Pulcini, del settore giovanile. Ti parla già in napoletano? No, ha preso la cadenza, ha preso la cadenza. Luperto, sta cercando di integrarsi. Lo scugnizzo napoletano. Con gli amici nostri insomma, lo prendiamo un po' in giro ogni tanto per la cadenza che ha un po'. Pure con sua madre, suo padre. Infatti, a proposito di nazionale, l'altra volta abbiamo visto la partita dell'Italia a casa sua, ci siamo mangiato la pizza tutti insieme. Non invitateci, mi raccomando. La casa non era mia. Anche perché poi volta... se ci invitano, io con me se la cavano, ma con te te mangi tutte le pizze. Siamo proprio a livelli proprio. Io vengo già mangiato, non ti preoccupare. Senti, mentre invece con Bleve? No, con Bleve pure. La differenza fra Bleve e Seba è che con Seba alla fine usciamo nella comitiva insieme, mentre con Marco magari è un po' più distaccato, però un bellissimo rapporto. Alla fine con Marco ho fatto il ritiro, siamo stati insieme fino a gennaio, c'è un rapporto di amicizia molto stretta, mentre con Seba quasi amore. Visto che siamo proprio a livelli intimi con Seba, che cosa ti racconta di questa esperienza a Napoli? E se tu insomma le ragazze che... sogni questo tipo di avventura che sta facendo Seba? Io gliel'ho detto anche a lui, l'inizio quando ha fatto le soldi in Serie A. Hai gufato? No, ho gufato, lo vedevo come uno stimolo. Nel senso, dovevo arrivare pure io, visto che siamo partiti dal basso tutti e due. Lo stimolo mio era arrivare dove è arrivato lui, anche se lui ancora non ha fatto niente, lo sa bene anche lui, no? Certo. E quindi, bene o male, lo prendevo come stimolo, ripeto, poi niente, li voglio troppo bene, alla fine non è che gufo o provo invidia nei suoi confronti, assolutamente, sono contentissimo, se lo merita, ragazzo umilissimo. Ma tu, Giamma, lo sai che farei totalmente la carriera diversa da lui, nel senso che tu te la farai con il tuo Lecce, perché secondo me, il buon Meluso qualche cosa la farà, perché poi in Lega Pro servono giovani di qualità. Allora, io ho sentito Padalino che diceva, ad una domanda, ma tu, a te piace il regista di centrocampo? E lui ha detto, no, non è solo il regista, a me piace che tutti i centrocampisti sappiano giocare il pallone, no? E mi sembra che... E mi sembra che io a fianco ce n'ho uno che lo sa giocare il pallone. Vabbè, grazie. Tra l'altro... Ah, no, con te c'è... Ah, pensavo ce l'avessi con me. Grazie. Intendo con i piedi, Francesco, tu con le mani sei bravo. Ok, vabbè. grazie per quindi io penso che buone probabilità non solo di rimanere ma forse di vederti in campo. Comunque sì, a parte gli scherzi, l'idea della società, stando poi a quello che ha detto pure il presidente Sticchi, no? È quella di ringiovanire la rosa, di puntare insomma una squadra un po' più fresca, insomma le basi ci devono essere, no? Per ripartire da giovani come certo. Bleve, magari lo stesso Gianmarco se verrà riconfermato, quindi il famoso Lecce dei leccesi, Lecce dovrebbe partire proprio dai leccesi in campo, o no Gianmarco? Io me lo auguro, a me come agli altri amici miei, Cicerello, Persano, lo stesso Montinaro, me lo auguro per tutti, perché alla fine sono cresciuto con questi ragazzi, no? Quindi sì, come per me in primis, anche per loro sarei ancora più felice se ci ritroviamo di nuovo tutti insieme, sperando di avere pure un po' di spazio e non come l'anno scorso, alla fine firmare e rimanere qui a fare sempre tribuna non avrebbe senso, no? Ti bloccherebbe anche a te la tua crescita. Preferisco comunque firmare, se devo preferire stare in tribuna preferisco comunque andare a giocare in prestito in un'altra parte e mettermi in mostra, poi sperare in un futuro magari di avere rientrare. Più spazio. Come... Certo. Ascolta Gianmarco, io ho una domanda da farti, però se vuoi non rispondi. Vabbè. Aia, attenzione Gianmarco, sentiamo. Tu giochi a Football Manager? No. No, volevo sapere se ti schieravi in campo. No, non gioco. Vabbè, allora niente. Magari a PES con Luperto. Luperto si schiera? Secondo me Luperto. Io schiero lui a FIFA. Secondo me si mette in attacco.
è scarso? No, vabbè. Quando faccio la carriera a FIFA generalmente lo compro e lo mando in prestito per farlo crescere. Per punizione. Però mi capita di giocare, per dire, con gli amici, però fare quando... la partita normale e lo schiero titolare. Quando lo mando in prestito lo chiami e Koulibaly in panchina e l'Uberto titolare. Koulibaly in panchina. Vedi che ti sto mandando in prestito. Sì, sì, gliel'ho detto. Vabbè. L'ho detto, ti ho mandato in prestito, poi l'ho mandato in una nazione, non so quale era, sperduta. Senti, secondo te a Lecce cosa è mancato in questi anni per fare quel passo in più che voleva dire poi Serie B? Fortuna. Perché perdere 2 anni di fila alla finale ai playoff vuol dire che sei pure un po' sfigato, secondo me. Anche perché Lecce ha fatto sempre una rosa per vincere, no? Ha preso giocatori di calibro alla fine. Secondo me è stata pure un po' di sfortuna, perché su 4 anni fai 3 anni playoff, esci 2 volte in finale di fila, certo, vuol dire che non sei tanto fortunato. Ogni... per il resto alla fine la società secondo me ha fatto sempre le scelte giuste. Da, da quale allenatore ti piacerebbe essere allenato? In generale oppure in generale? Di quelli che... E perché? Posso sparare alto? Spara. Lo so, dai, sta in Francia in questo momento. Antonio Conte? No. Vabbè, chi direbbe di no? Sparando alto, però... adesso il top è lui in Italia. Se no, chi? A me, per come gioca, Guardiola, perché comunque sì, a me piace giocare la palla, piace il tiki-taka. Il tiki-taka. Però ovviamente sarebbe... Vabbè, mai dire mai, insomma, sei giovane, Gianmà, dai, piano piano. Sognare... Però non costa niente. Si dice che un giocatore da ogni allenatore che ha avuto prende, no? Qualcosa. Cosa ti ha lasciato Franco Lerda? Cosa ti ha lasciato Piero Braglia? Cosa ti ha lasciato, se ti ha lasciato qualcosa, Antonino Asta? Partiamo da Lerda. Bene o male Lerda e Asta e Lerda e Braglia bene o male sono simili come allenatori, no? A livello caratteriale dico, sono allenatori che ti incitano, grinta e... quindi bene o male mi hanno lasciato, siccome sono un po' un difetto mio da calciatore, sono un po' carente sull'aggressività, sì. Mi piace più giocare la palla piuttosto che andarla a prendere agli avversari, sì. Quindi comunque sia questi due allenatori mi hanno lasciato, diciamo, l'idea che per arrivare in alto bisogna anche avere fame e più cattivo quando si è senza palla. Sì. Mentre Mister Asta l'ho avuto poco, poi ho avuto pure poco spazio quando c'era lui, quindi bene o male non hai avuto, insomma, ma sull'aggressività stai lavorando, stai cercando di... Sì, sì, pure quest'anno. Se voglio arrivare in alto devo migliorare per forza, sennò rimango sempre... un giocatore mediocre, no? Quindi se uno vuole migliorare deve puntare più sulle cose che gli mancano rispetto alle cose che già ha. Cioè, se io devo fare un allenamento e devo fare 10 lanci e 10 minuti di aggressività, preferisco fare 10 minuti in cui vado a rubare la palla agli avversari, perché bene o male il lancio, certo, sono caratteristiche mie. Quindi che differenze hai trovato tra il campione di Serie D e quello di Lega Pro? Il campionato di Serie D c'è un abisso secondo me fra le due categorie, perché in Serie C trovi giocatori che hanno fatto Serie B, Serie A, che sono comunque sia pure a metà carriera, no? Mentre in Serie D trovi giocatori che hanno fatto sì la Serie A in alcune squadre, però sono a fine carriera, quindi bene o male non si fidano, ecco. Sì, sì. Mentre in Serie C pure a livello di aggressività, ma si menano, forza fisica. Sì, è più duro come campionato. Cioè in Serie D basta magari un po' di tecnica, un po' di fantasia, te ne esci da situazioni che in Lega Pro non riesci ad uscirtene, per esempio. Questa è la differenza secondo me. Poi alla fine è una categoria di differenze, quindi non è che ci sia tutto. Certo. Ascolta Gianmarco, tu sei arrivato a Lecce l'anno scorso, anzi 2 anni fa. Non a Lecce, sei arrivato in ritiro. E hai visto Moscardelli? Sei andato a tirare la barba? No, appena l'ho visto ho fatto Moscardelli. Ero abituato a vederlo in televisione, no? In Serie A te lo trovi davanti, lui come Miccoli alla fine. Certo.
Poi dopo, col passare dei giorni, acquisisci un po' di confidenza. Poi quest'anno abbiamo fatto una sbracciolata tutti insieme, il ritiro. Meno male col passare dei giorni, no? Mi hai fatto venire un'altra domanda molto importante. Chi è il più bravo sulla graticola? Scardelli. E Carrozza anche, Carrozza. Sono due fenomeni. Dei chef, dei grandi chef. Guarda, io credo che potrebbero esserci delle possibilità, no? Per te quest'anno. Certo, dipende poi sempre dalla volontà di Meluso e di Padalino. Ma quest'anno, mai come gli altri anni, bisognerà andare in Serie B. Tu cosa ti senti di dire ai tifosi del Lecce? Io mi sento di dire che se quest'anno sono venuti allo stadio e non venire l'anno prossimo sarebbe controproducente alla fine, no? Quindi il vero tifoso si vede anche nei momenti in cui la squadra va male, no? Quindi se ai tifosi mi sento di dirgli di continuare ad andare allo stadio, a incitare il Lecce, perché alla fine è la squadra della nostra città. Non andare allo stadio non servirebbe a nulla, quindi andate allo stadio, fate l'abbonamento, fate il biglietto, perché conviene a tutti, sia questo, a voi. Questo è già lo spot per la nuova campagna abbonamenti. Il prossimo gol con la maglia del Lecce a chi lo dedico? A Pianeta Lecce. No. Pianeta Lecce. Promesso. Vabbè. Grazie Gianmarco, grazie in bocca al lupo per il tuo futuro. E salutaci papà, mi raccomando. Va bene, grazie.